Davanti c'è un asilo, poi abbiamo una scuola e poi delle case private ricostruite, segno di una ricostruzione che sta prendendo corpo e materializzandosi nelle nostre comunità. È chiaro che le difficoltà che sono state affrontate sono tantissime. Dietro il campanile della chiesa di Maria Assunta, simbolo del piccolo paese di Pieve Torina, di fronte, pochi metri più in là, il nuovo asilo nido che in queste ore prende vita. Il taglio del nastro è avvenuto in un momento non casuale, proprio a distanza di 7 anni da quelle terribili scosse che distrussero il paese e gran parte del centro Italia. Un simbolo di ripartenza che va nella direzione opposta allo spopolamento e alla denatalità. Rappresenta il futuro della nostra comunità, l'obiettivo delle nostre politiche. Con il nido andiamo a completare quel campus scolastico pievetorinese. Qui abbiamo il nido, di fronte c'è l'asilo, poi abbiamo la scuola elementare, la scuola media. Ecco, tutte situazioni che siamo riusciti a ricostruire ripartendo dal 2017. Il nuovo asilo è improntato completamente a una struttura ecosostenibile. Un nuovo spiraglio per la ricostruzione che ha visto negli ultimi tempi una velocizzazione. A Pieve Torina, infatti, oltre il 50% delle pratiche ricostruttive sono state decretate. Una struttura che si ispira perfettamente all'Agenda 2030, perfettamente ecosostenibile e che ha una qualità della vita interna veramente invidiabile. Ecco, credo che questa rappresenti la buona ricostruzione, la buona opportunità di rinascita e tutto questo abbiamo cercato di condirlo anche con delle buone pratiche di istruzione. Di oggi il video di Daniela Lucangeri, una scienziata a livello internazionale che ci garantisce una formazione per quel percorso B612 che è un fiore all'occhiello di solo alcune scuole in Italia. Pieve Torina è all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che comprende in totale 16 comuni estesi fra Marche e Umbria. Ricostruzione e turismo all'interno del parco sono inscindibili. Noi stiamo cercando di accompagnare e supportare il processo della ricostruzione, cercando di portare avanti tutte le pratiche inerenti appunto il terremoto in maniera costante, continua, senza mai interruzioni, senza mai rallentare il processo della ricostruzione. Seppur con un personale sotto organico, stiamo dando un alto segnale di vicinanza alle comunità del territorio.